Amici carissimi, ben ritrovati. Allora, oggi continuiamo a parlare di build. Vedremo in questo video, penso, una serie di almeno 3 build, forse 4, mo vediamo. Per chiudere un po' il discorso dei prezzi, ok? In generale, i prezzi delle componenti e di quelle che sono le fasce di maggiore interesse, ovvero le build, a mio avviso, tra le 1000, ok, e le 2000 euro che interessano a più persone. Ma ovviamente fatemi sapere voi che cosa ne pensate con un like e iscrivetevi al canale se questo video in qualche modo vi interessa. Come sapete bene, quando parliamo di build, il nostro sponsor però non può che essere Ookies, questa piattaforma che ormai tutti avete imparato a conoscere dai miei video, che ci permette di acquistare tutta una serie di chiavi software, tra cui soprattutto Windows, a dei prezzi decisamente ottimi. Su Ookies voi potete trovare chiavi di giochi, chiavi di Windows, chiavi di Office e tra l'altro i prezzi sono ottimi oltre che scontati, perché se voi inserite nel campo dedicato ai coupon sconto il mio codice MHD, voi vi beccate il 25% di sconto su tutte le chiavi software. Vi faccio qualche esempio: Windows 10 vi viene a costare poco più di 10 euro e potete aggiornarci anche i vostri PC gratuitamente a Windows 11. Alcuni pacchetti Office come 2016-2019 vi vengono a costare decisamente sotto le 40-30 euro, perché con il codice MHD vi beccate il 25% di sconto. Mettete l'Office una volta e per tutte e non siete costretti ogni anno a rinnovare l'Office 365 e cose del genere. Per acquistare è semplicissimo, scegliete un metodo di pagamento, io normalmente uso PayPal. E le chiavi dei software vi arrivano direttamente tramite email. Nel caso di Windows, basta poi copiare la chiave, andare in impostazioni, andare in attivazione e praticamente attivare il vostro Windows. Quindi, se vi interessano, ci sono tutti i link giù in descrizione al video, come sempre. Allora, perché torno un attimo sul discorso delle build per quanto riguarda, diciamo, l'andamento dei prezzi, non tanto nel breve termine, ma su scala, diciamo, di diversi anni, soprattutto perché uno dei video scorsi vi ho portato un esempio dove, diciamo, confrontavamo una build tra virgolette top del 2017, che era una build con un 7700K, una 1080, ok, con una build invece moderna con componenti di alto, voglio dire, profilo, anche in quel caso un 14700K, una 4080 e cose del genere. E ovviamente io ringrazio veramente tutti per i commenti, ci sono stati dei commenti molto intelligenti, abbiamo sviscerato insieme l'argomento sotto i commenti, molti giustamente non erano d'accordo con il mio discorso generale di dire sì, è vero che molti componenti sono aumentati di prezzo, però effettivamente oggi una build top di gamma ci costa sicuramente qualcosa in più rispetto al 2017, al 2016, ma quell'aumento di prezzo in determinate condizioni è giustificato anche dall'aumento della qualità delle componenti e dall'aumento delle performance in generale. Questo era un discorso mio generico. Molti però hanno virato giustamente il discorso prettamente sul prezzo delle schede video, perché in quella build io avevo inserito una 4080 Super, che è una scheda da oltre 1200 euro. E giustamente l'aumento di prezzo singolo su una scheda video del genere non è un aumento che noi da mesi e da anni abbiamo giustificato. Io sono il primo, ok, soprattutto sulla serie 4000, soprattutto sulla 4080. Quindi quella che voleva essere un video generico sulle build, in realtà poi si è trasformato in un video, diciamo, dove le persone hanno preso di mira prettamente la 4080. E ci sta, cioè è una cosa sacrosanta, perché io in primis non ho mai giustificato il prezzo delle 4080, che per me sono, diciamo, prezzi peggiori che abbiamo mai visto su una serie 80 in tutta la storia di Nvidia. Altri hanno tirato in mezzo pure le 4090 come schede video top, ok, da paragonare a quelle degli anni passati, ma a mio avviso la 4090 rappresenta un prodotto, diciamo, differente.
Ok, è più un prodotto da paragonare magari alle Titan. E anche oggi, secondo me, è una scheda che non ha molto senso acquistare prettamente in un panorama di gaming. Ok, magari sì, per il 4K e tutto quello che volete voi, però è un prodotto che non ha una vera, ok, non ha un vero, diciamo, prodotto relativo al 2017. Alcuni addirittura hanno tirato in ballo la legge di Moore, cioè per giustificare oppure per mantenere la tesi che le componenti a distanza di anni dovrebbero comunque mantenere lo stesso prezzo, ok, hanno tirato in ballo la legge di Moore, la quale negli anni 70 diceva giustamente che nel normale progresso tecnologico noi dovremmo vedere un raddoppio circa dei transistor all'interno delle architetture, all'interno dei processori, ogni 18 mesi, ogni anno barra 18 mesi, ma la stessa legge di Moore in realtà poi successivamente negli anni 90 lo stesso Moore diciamo, ha più volte come dire, riconosciuto i limiti della sua stessa legge perché questo aumento lineare in realtà non rispecchia l'aumento poi dei costi per quanto riguarda le fabbriche, la produzione, per quanto riguarda tutta una serie di cose. Quindi, a parte proprio i limiti della tecnologia in sé, nel raddoppiare i transistor fino a un certo punto, oggi lo sappiamo molto bene che quando noi prendiamo dei processori o delle schede video che hanno 10, 15, 20.000 CUDA, ci rendiamo conto che in realtà l'aumento delle performance non è lineare con l'aumento del numero di transistor, perché effettivamente c'è un limite fisico nelle tecnologie che noi utilizziamo oggi, lo stesso vale per i processori, quindi sì, dovrebbe essere così, cioè dovrebbe essere che noi un prodotto che paghiamo oggi 500 euro nella sua versione poi potenziata fra 2 anni, no? Fra 4 anni ancora, noi dovremmo assistere ad un netto aumento delle performance e dei transistor all'interno e mantenendo pressoché lo stesso prezzo, ma ormai è risaputo che questa cosa non può avvenire perché c'è esponenzialmente anche un aumento dei costi per produrre chip e prodotti sempre più complessi. Quindi quello che voleva essere un video mio prettamente su una questione di build, ok? Prettamente sul fatto che in realtà, a mio avviso, i costi oggi del PC gaming non sono così aumentati in generale, si è trasformato in realtà poi diciamo, in una critica prettamente a Nvidia, soprattutto perché effettivamente noi oggi abbiamo una 4080 che costa oltre le 1.100 euro. E su questa cosa ovviamente io vorrei essere chiaro con voi fino all'ultimo e io non mi sognerei e non mi sogno minimamente di giustificare, ok, nel particolare il prezzo della 4080, ragazzi, per me la 4080 costa troppo, è una scheda che gen to gen, per quanto può diciamo, rappresentare un grosso passo in avanti rispetto alle performance della 80, per me non esista che viene venduta a 1.200 e passa euro, nonostante questo riproporzionamento che c'è stato con diciamo con la Super, e sono d'accordissimo quando molti di voi scrivono che, diciamo, relativamente ad una scheda del genere, l'aumento del prezzo è semplicemente una strategia di Nvidia per cavalcare, tra virgolette, diciamo, gli anni passati, per cavalcare l'onda degli aumenti degli anni passati. Su questo non c'è dubbio, ma l'intenzione non era quella. L'intenzione era quella di farvi capire che nel 2017 io ho speso 1.800 euro di build per un 4 core che era il 7700K e una GPU che era la 1080, che cioè fondamentalmente non era una scheda, diciamo, potentissima, e oggi con dei costi sì maggiori, ma vi portate a casa delle componenti molto superiore in tutto e per tutto, e non in maniera esponenziale e lineare rispetto al progresso tecnologico, ma proprio a 360 gradi. E a questo scopo io ovviamente vi porto qui una serie di build che in realtà costano quanto costava quella build nel 2017. Per ribadire un attimo il concetto insieme a voi, perché vi ripeto, molti hanno ragione quando mi hanno scritto
che alcune componenti sono arrivate a dei prezzi assurdi, ma ciò non toglie che voi oggi i prezzi generali per fare una build non siano, diciamo, così aumentati rispetto ad allora. Se voi per esempio considerate un budget di circa 1800-1900 euro, voi oggi vi potete andare a prendere per esempio il top di gamma per il gaming, o comunque un processore top, che è il 7800X3D, con una scheda B650. Ci mettete le solite RAM, l'SSD, l'alimentatore comunque ATX 3.0, e con una 7900XT, tutto il resto poi case, dissipatore, diciamo, senza esagerare, senza andare proprio su fasce super, diciamo, enthusiast, voi con 1800 euro oggi vi fate una build che, ragazzi, cioè è una build, non può essere definita questa una build di fascia media. Una build con un 7800X3D e una 7900XT, che non è la top di gamma sicuramente di AMD, perché dopo c'è solo la 7900XTX, ma siete ad un livello di PC che con gli stessi soldi del 2017, voglio dire, è molto 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 più potente considerando AMD, per quanto riguarda la rasterizzazione in generale. Uno stesso discorso voi lo potete fare con una 4070 Super, cioè voi mantenendo un costo sempre intorno alle 1800 euro, voi fate la stessa identica build sempre su AMD e sempre andandovi a prendere una scheda che, sebbene non rappresenti la top di gamma in questo momento, perché la top di gamma è la 4090, voi siete comunque su una fascia alta di PC, cioè voi siete molto più alti rispetto alla build fatta con il 7700K e la 4080 e la 1080, perdonatemi. Cioè è quello che io voglio invitare a capire, cioè non andiamo nella questione della 4080 prettamente, ma vedete voi, fatevi un'idea di che build potreste fare oggi con 1800 euro e fate una sorta di trasposizione al 2016, al 2017. Capite che oggi abbiamo delle build nettamente superiori e che oggi vi fate dei PC con 1800 euro che sui giochi attuali vanno una bomba rispetto a quei PC all'epoca, sui giochi di all'epoca. Il discorso io potrei capirlo se voi oggi con 1800 euro vi comprereste, ok, componenti nettamente inferiori, cioè voglio dire, voi magari invece di pigliarvi un PC con una scheda video di fascia alta del genere, no, 4070, voi andreste a dovervi comprare componenti di fascia medio-bassa. Quindi voi dite, il PC ha aumentato, oggi con i soldi che prima ci facevo un PC top di gamma, mi ci faccio un PC entry level. Quello sarebbe il discorso giusto, così non è. E anche se voi considerate Intel, ok, facciamo la stessa identica build su Intel, voi con un 14600K, una Z790 e la 4070 Super, voi siete comunque sui 1850 euro. E qui vi ripeto, molti potrebbero dire, sì, ma l'i5 non è l'i7, la 4070 Super non è la 1080, perché quelle erano schede e processori di fascia alta, questi invece tu stai mettendo processori e schede di una fascia minore. Ma il punto è che, vi ripeto ancora una volta, le fasce negli anni, cioè, cambiano, nel senso che non è che voi potete considerare un 14600K oggi 360 euro di processore un processore di fascia media, perché comunque è un processore che costa oltre 350 euro e per il costo che ha, per me è un processore già di fascia più alta. Certo, non è una fascia enthusiast, non è il 14900K che costa 600 euro, però il punto è quello, cioè non è tanto il nome i5 4070 Super che fanno la fascia del prodotto. La fascia del prodotto la fa il prezzo anche e soprattutto le performance. Per chiudere tutto questo discorso, secondo me, sulle build attuali, io ci tengo a ricordarvi che oggi in realtà con molto meno voi riuscite a farvi delle build che 2-3 anni fa, ragazzi miei, noi ci sognavamo. In che senso? Nel senso che non avevamo le performance
che abbiamo oggi con lo stesso prezzo, sempre in proporzione, lì dove può essere in qualche modo fatta una proporzione in un certo senso, perché se voi 4, 5, 6 anni fa con 1200, 1300 euro eravate parecchio limitati, non tanto sulla scheda video, ma in generale, ok? Voi oggi con 1200 euro, una volta che vi prendete un 7600, per farvi capire, una B650, diciamo di fascia media, delle RAM, un dissipatore economico, un SSD, e ci schiaffate sopra una build del genere, una 7800 XT, se voi siete degli utenti AMD, o magari volendo ci mettete una 4070 liscia con case e tutto quanto, 1300 euro, voi giocate oggi a tutto, cioè giocate a tutto, magari potete nel caso della 7800 avere dei compromessi dal punto di vista del ray tracing, vi piace il ray tracing, prendete la 4070 a 50 euro in più, però capite che in effetti noi, lo abbiamo detto anche nei mesi scorsi, al netto di una serie di prodotti che sicuramente sono fuori mercato in questo momento come prezzi, ovvero la 4080, la 4090 stessa che per più di 6 mesi l'abbiamo vista oltre le 2000 euro, processori anche ci metto come il 14900K e 13900K che secondo me dovrebbero costare meno di quello che costano, cioè 550, 600, 650 euro, al netto di questi processori qui, che molti di voi dicono sono i top, e lo sono, ma al netto di questo, voi dire, con i soldi che investite oggi, 1.800, 2.000 euro, in realtà fate delle build molto, molto, molto potenti, potete giocare a tutto, spendendo meno potete ugualmente avere delle ottime performance per il 1440p, e quindi a mio avviso il discorso è semplicemente che non è vero che il PC gaming oggi costa uno sproposito. Così come sono aumentati un po' i costi in generale, ok, di tante componenti dovuto all'inflazione, non solo del PC gaming, anche le console, anche la telefonia, un po' di tutto è aumentato, così ci sono stati anche degli aumenti sul PC gaming, ma fondamentalmente, voglio dire, vi fate dei PC bomba già con 1.300, 1.400, questa è proprio una cosa che secondo me è sacrosanta. Spero di, diciamo, almeno in qualche modo aver tolto un po' di dubbi. Io vorrei sapere voi cosa ne pensate sotto nei commenti, se in effetti per voi in maniera generica è così, fatemelo sapere, scrivetemelo, e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!